È successo che una volta è uscito che siete al posto di la prete che inizia la messa, è successo un attimo così, non è successo dillo che ho celebrato. In realtà parte episodi abbiamo visto tante cose belle, chiaramente, perché la missione ti regala tanti attimi belli. Io ne ricordo uno con Guido Samuel recente e uno con Filippo, e li racconto tutti e due brevemente. Il primo è simile a quello di Filippo, ovvero siamo stati in una favela, penso che ci siano le foto di quel bambino neonato che mi è venuto in braccio con la chiara da me adesso, e quel bambino neonato era per terra, abbandonato. Siamo entrati in questa favela di fango e c'era questo bambino per terra sul materasso abbandonato, neonato. E quando l'ho visto sono rimasto così, proprio veramente senza parole. L'ho preso e questo bambino ha iniziato a sorridere. Allora a una signora anziana abbiamo chiesto come mai fosse abbandonato e ci ha detto che i suoi figli, cioè suo figlio e la compagna, l'avevano avuto e poi l'avevano abbandonato lì. E cercava di avere cura lei di questo ennesimo bambino, ma ne aveva tanti altri da pulire in favelas. E quello è stato un momento durissimo. Un altro bambino che era lì aveva un cappellino che era particolarmente bello, diciamo, nel contrasto della favelas, del fango, della povertà, del nulla, aveva un cappellino bello. E Guido è un po' patito di capellini, infatti non siamo conosciuti nella porta, il cappellino, e gli ha chiesto insieme a Emanuele, ma questo cappellino da dove l'hai preso? C'è un negozio in città, una cosa del genere, ti ha detto, no? Vabbè, è finita lì. Siamo tornati in comunità dopo questa visita in cui abbiamo portato il pacco in questa favelas e ci siamo trovati con tutti i ragazzi della comunità Orizzonti per il pranzo. È arrivata Dalia, una dei responsabili di Orizzonti che è lì, e ha portato a Guido e Emanuele due cappelli. Uno era quello che aveva il bambino in testa e io ho detto, ma che cos'è questo? E quel bambino ha capito che gli piacerà passando questo cappello e regalato tutti i suoi capelli che aveva. Immaginate, c'è una favela di fango senza niente e quel bambino si è privato dei due capelli che aveva per regalarlo a noi. Mi ricordo lo sguardo di Guido che non è più riuscito a mangiare. Ecco, questo è un episodio che mi ha colpito molto. E con Filippo, se posso permettermi, quel giorno dovevo andare in carcere. A sinistra, scusate. Cosa hanno detto fino adesso? Siete là dietro i padiglioni? Teniamo d'occhio, eh? Volete venire un po' qua più vicino così ascoltate? Ci siete? Anche qui? Ci siamo? Vai. Io con Filippo mi ricordo un altro episodio che però potresti raccontare tu. Io lo introduco solo, ovvero quando dovevamo andare in carcere mille e tu non sei venuto quel giorno, perché erano quattro giorni che stavamo facendo visite nelle favelas, comunicando lì, ascoltando storie, e a un certo punto avevi bisogno di fermarti. Perché sembra quasi scontato, ma immergerci tutti i giorni su queste storie non è semplice, magari te lo racconti. No, beh, quindi no, hai ragione, hai perfettamente ragione. Quindi figuriamoci l'operatore di volontari che hanno avuto anche loro un momento di defiance, no? Ma è un momento di defiance spirituale, eh? È un momento proprio, non so neanche come definirlo, è qualcosa di interiore. Non siamo abituati a una roba così, non siamo abituati a vedere la povertà e toccarla con mano, perché viviamo, possiamo definirci fortunati, non lo so. Viviamo in un altro contesto, in un'altra dimensione, no? Abbiamo sempre l'idea che la povertà sia sempre quella degli altri e non sia la nostra. Quando viviamo a stretto contatto con una persona che vive a stento tutti i giorni della sua vita, comunque fatico, ha bisogno dell'aiuto degli altri, umanamente diventa difficile, perché poi ti rendi conto, hai paura di non essere più, di non essere utile a sufficienza. Ecco, io avevo questa sensazione. A un certo punto non ce l'ho fatta e ho detto, ragazzi, io, cioè, tutte queste storie mi hanno svuotato, perché poi non è che ti raccontano, fanno conoscere una persona che è stata violentata, cioè,
bambini di 2 anni. Stiamo parlando non di persone adulte che già erano proprio in quel senso, ma stiamo parlando di bimbi, bambine. Oppure abbiamo conosciuto, hanno mandato una foto recentemente di invece bambini, quelli che hanno trovato stesi per terra perché la mamma, o per forza, per necessità, o perché assumeva la sostanza, quindi li lasciava stesi tutto il giorno, bambini, neonati, 8 mesi, 9 mesi, bimbi. Pensate a un bambino che 9 mesi quante volte deve prendere il latte durante la giornata? 4-5, deve essere accudito dalla mamma, deve essere pulito costantemente. Rimanevano fermi lì, stesi per terra, lei partiva al mattino, tornava la sera. Si prostituiva, lo ripeto, o per obbligo, per, non lo so. Nuovi orizzonti, poi lì i giudici, devo dire, credo, fanno poi il grande lavoro, perché lo tolgono i bimbi perché potrebbero rischiare, no? Se qualora dovessero rimanere i genitori, vengono affidati, in questo caso, a una struttura come Nuovi Orizzonti, e loro hanno dovuto trovare un dottore che ha riportato la respirazione corretta del bambino, perché questi bimbi non riuscivano più a respirare. Fisioterapia, massaggi, i bimbi, abbiamo mandato la foto l'altro giorno, sono anche così, due perfetti bimbi brasiliani, probabilmente due Pelé, diventeranno due calciatori impressionanti, però sono vivi, vegeti, sono accuditi, pare siano anche felici. Ora, io chiudo il mio intervento, perché Davide è più eloquente di me. Mi hanno chiesto di spiegare come funziona questa roba. Più o meno è l'abbonamento di Netflix, corrisponde a quella... a quella, questo dopo. Netflix, ok, restate lì, perché quando tu parli, io ti ascolto.